Allora, per posizionare i manici bisogna guardare di cucirli, diciamo, a filo. Cioè, in pratica io li cucio e li cucio insieme anche la rete, così stanno più, diciamo, stanno più fermi e sono più sicuri. Ma per non che quando tiriamo su la borsa il manico ci tira su anche la parte sopra della borsa, bisogna, almeno io faccio così perché mi sembra una cosa più giusta, io li vado a cucire in pratica all'altezza di dove finisce in pratica l'altezza del fianchetto, quindi li cucio sul davanti, ma conto i quadretti che mi servono per il fianchetto, e a questa altezza qua vado a cucire i miei manici qua. A questa altezza, così almeno cioè, rimane un lavoro tutto più fermo. Comunque, detto ciò, quindi ci aiutiamo contando i quadretti. Quindi adesso contiamo i quadretti del lato del fianchetto e vado a contare lo stesso numero sul lato del davanti e poi così decido la posizione. Quindi adesso conto, che non riesco a farvela vedere tutta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Riconto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Quindi dal lato del davanti conto 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Quindi arrivo qua. Mi assicuro, anche accostando, che in realtà poi vado a usare 25 quadretti, ma mi sa che poi cucendo il conto viene diverso, perché io adesso tengo il segno col dito, adesso vi faccio vedere, devo solo alzare la telecamera, tengo il segno col dito su questo quadretto qua dove coincide con la fine del fianchetto, ok? Quindi in teoria è qua che io in questa altezza devo andare a cucire il manico. E mi sa che non sono 25 quadretti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Ce n'è uno in meno, ma per il semplice motivo che la rete sul fianchetto è presa per un verso e dall'altra parte è presa per un altro, quindi le lunghezze di quadretti in questo caso non corrispondono, però io tengo buono comunque qua, e quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadretti di distanza. Vado in teoria, potrei contare anche le noccioline, e quindi fra la terza e la quarta fila di noccioline io devo cucire il mio manico. Quindi così. Però questa è tutta una mia comunque idea. Se poi voi lo volete cucire anche dove c'è la cerniera o da un'altra parte o più giù, va bene lo stesso. Cioè, io lo cucio qua perché a me piace qua. Quindi voi potete fare come volete. Ok? Ok. Bene, adesso
prendo l'ago, che non so più dove ho messo, lo cercherò, quindi i miei manici devono venire così, qua, così. Direi che posso cucire. Allora, ago, 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 eccolo qua. Infilo il filo che abbiamo tenuto lungo alla fine, cioè sarebbe l'inizio della nostra lavorazione del rivestimento qua. Del manico e quindi mi accingo a cucire centralmente il manico, quindi secondo me va qua, passo da dietro, ok. Vado a assicurare il filo da dietro in modo che cucio insieme anche la rete, quindi passo e ripasso. Adesso io giro il lavoro così voi vedete meglio. Quindi abbiamo inserito il manico e dobbiamo cucirlo in maniera, se volete prendere anche il lavoro un po' all'uncinetto perché rimanga più fermo, va meglio ancora. Passiamo il filo due o tre volte, proprio anche sul quadretto della rete. Poi ripasso l'ago in avanti e vado a vedere di puntare in avanti in un altro punto qua del manico. Quindi mi porto il filo avanti, lo ripunto. Aspettate che avvicino un po'. Zoomiamo, avviciniamo tutto in diretta e Yufu non mi mette più a fuoco. Sì, ce la possiamo fare. Allora, io vi faccio vedere. Dobbiamo, quando abbiamo di nuovo il filo davanti, un attimino solo perché questa telecamera mi sta dicendo che c'è un po' poca luce. Allora, ripunto direttamente sul manico l'ago, lo passo e vado a ripassare indietro. Lo facciamo questo lavoro per due o tre volte. Ok, poi di nuovo da dietro andiamo a passare il filo un po' qua e là fra i quadretti. Così almeno il manico è più attaccato, è più resistente. Sapete che nelle borse delle signore c'è sempre un caos e pesano sempre 2 quintali. Quindi io ho deciso che la mia borsa è sempre piccola e c'è sempre poca roba perché non ci sta. E quindi
parte che io non metto tanta roba nella borsa già di mio, però tante signore hanno le borse valigia, io no. Quindi dopo che avete fatto questo lavoro, lo dovete fare con tutte e due i manici. E poi, dopo aver finito, gli diamo anche un'incollata con la colla a caldo, così almeno non si stacca mai più. Quindi finisco e poi vi faccio vedere come sono venuti i manici attaccati. Allora, io ho cucito i manici. Come vedete, la borsa sta prendendo, diciamo, non la forma per il momento perché non ce l'ha ancora, però la stiamo dotando di tutti gli accessori. Non mi veniva la parola, ecco, di tutti gli accessori. Quindi abbiamo già messo i piedini, i manici, adesso è la volta della cerniera. Allora, la cerniera è l'incubo della mia vita, nel senso che ho iniziato a odiare le cerniere quando facevo riparazioni. Non mi è mai piaciuto cambiare le cerniere e tantomeno metterle in posti nuovi, e quindi però adesso io sfido la cerniera della borsa e vincerò io. Bene, allora partiamo subito col dire che la cerniera io la metterò comunque a un centimetro e mezzo, diciamo, da tutti e due i lati, in modo che poi questa parte che rimane qua di un centimetro, poi la andiamo a cucire. Ho optato per una cerniera che si apre perché è più facile, per lavorarci comunque, anche quando l'abbiamo inserita, perché comunque se non si aprisse io adesso metterei la cerniera e poi avrei la borsa chiusa e diciamo che la stoffa per rivestire, foderare la borsa, poi sarebbe un problema metterla, perché in realtà io la metto in una maniera, ma per comunque foderare le borse non si fa come ho fatto io. Per foderare le borse che non hanno la rete, si fa un'altra borsa uguale identica con la stoffa, poi si inserisce dentro e si cuce alla fine. Quindi questa borsa è tutta un'altra cosa. Quindi io vi faccio vedere adesso la cerniera, io la incollo sempre con la colla a caldo, ma se la volete cucire, cucitela, che siete libere di cucirla. Quindi io adesso mi organizzo un momento e poi torno. Allora, per incollare la cerniera dovete girare la borsa al contrario. Io ho aspettato che si scaldasse la colla a caldo. Questa è la cerniera, quindi vado a mettere la colla sulla borsa. Quindi faccio questo lavoro qua, incollo. Un primo pezzettino giusto per togliermi la paura. Ok. Poi alzo e proseguo mettendo la colla a pezzettini. Perché se no viene, bisogna agire troppo di fretta perché la colla a caldo si asciuga subito e quindi non si può fare tutto troppo veloce.
Ok, sembra che tutto sta andando bene, non parliamo troppo in fretta. Ok, ma sembrerebbe tutto che procede nel modo giusto. Arrivo fino lì. E quindi la prima parte di cerniera è stata incollata. Adesso io incollo l'altra e poi ci rivediamo. Allora, volevo farvi vedere la prima parte di cerniera incollata. Adesso per incollare l'altra dobbiamo prendere la cerniera, posizionarla per chiuderla, perché sennò poi non la mettiamo nel punto giusto e magari viene fuori un casino. La chiudete di 1-2 centimetri. Così, poi prendete l'altra parte della borsa, avvicinate e mettiamo un po' di colla subito nell'angolino, così la fissiamo. Allora, io ho il filo della pistola della colla a caldo che è un po' corto e quindi allora avvicinate, diciamo così, anzi mettiamo la colla direttamente qua sulla cerniera. E poi la vado a posizionare al suo posto. Fate attenzione a non bruciarvi, cosa che io ho appena fatto. Aspettate il tempo giusto perché questo pezzettino sia fissato, tenete premuto con le mani e poi possiamo sganciare di nuovo la cerniera. Ok, adesso procediamo con l'altra metà. Ta-da! Ho vinto io 1-0 per Virginia. Cerniera 0, Virginia 1. Perché notare, si apre, si chiude e il risultato è questo qui. Il marrone che vedete è solo la rete che si vede perché io scegliendo la lana bianca e l'ho tirata un po' troppo, si vede un po', diciamo, la rete che sotto è marrone, purtroppo non l'ho trovata bianca e quindi questo è. Adesso per queste alucce di, diciamo, di cerniera, le andiamo a fissare all'interno, così ripiegate dentro e date anche qua della colla. Un'altra cosa da fare con la colla a caldo, dove in prossimità delle cuciture dei manici, le mie sono qua, qua, mettiamo un po' di colla a caldo. Io adesso mi accingo di nuovo a accenderla e così per oggi di colla a caldo ho fatto il pieno. Dunque, per questa cosa qua la ripiegate dentro anche sulla parte, cioè l'importante è che sta fissata in un punto.
Tanto la colla a caldo di là non passa dall'altra parte della borsa, quindi non abbiate paura. Io ho messo la colla a caldo anche in prossimità di dove ho cucito il manico. Adesso la metto anche dall'altra parte, qua dove c'è la cucitura del manico, e così fate anche dall'altra parte. Allora, con la colla a caldo non abbiamo ancora finito. La fodera, che vi ho fatto vedere come si fa, adesso dobbiamo fissarla. E volevo anche dirvi che se voi la volete cucire qua e non usare la colla a caldo, lo potete fare benissimo. Quindi, per andare a fissare la fodera, la stendiamo sulla borsa. Poi tiriamo su il fianchetto e mettiamo un po' di colla qua sugli angoli, così da fissare che non si muove. Così. Quindi prima operazione è questa qua. Tirate su il fianchetto in modo che queste parti di incrocio, queste due, combaciano con la borsa. Poi, se c'è qualche imperfezione nel taglio, come nel mio caso, insomma, non guardiamo proprio il pelo nell'uovo, eh? Ecco, lo fate anche dall'altra parte, quindi tirate su. Mettete la colla nell'angolino, 1 e 1, 2, e fissate in prossimità di fare combaciare questi incroci. Mi raccomando, non bruciatevi. Adesso facciamo tutto il perimetro della borsa e vi faccio vedere un pezzettino. E poi, allora, io andrei già a fissare qua dove c'è la cerniera, quindi angolo, se poi ci sono gli eccessi di colla li potete togliere con un paio di forbicine piccole. Proseguite. E continuate così per tutto il perimetro. Poi, quando ho finito anche io, ci rivediamo. Allora, ho finito di fissare la fodera, come vedete. Adesso passiamo al penultimo passaggio, che è la cucitura di tutta la borsa. C'è anche il cane, che vuole dire la sua, e quindi con ago e filo andiamo a cucire. E poi ho pensato di fare un'altra cosa perché la cucitura si vede un po' e non è perfetta. Quindi armatevi di ago e filo e andiamo a cucire i fianchetti al davanti e al dietro. Ok, ci vediamo tra un po' quando ho quasi finito, così vi faccio vedere anche un po' una cucitura e boh. Allora, vi faccio vedere un pezzo di cucitura e di fianchetto.
Niente di che. Con ago e filo unite. È un lavoro un po' di pazienza. Così. Proseguite per tutto il lato, io di qua ho già cucito da una parte e quindi sì, ce la posso fare. Un attimo che va lontano, facciamo, ok, sta diventando una borsa! Yuppie! Ce l'abbiamo quasi fatta! Oh, allora, ho finito di cucire. E senza che dici brava, che è uguale, mia figlia che fa la mongola. E niente, dicevo, ho finito di cucire. Infatti, ho ancora i fili che escono un po' fuori. Ma siccome non mi piace che si vede un po' la cucitura, se vedete anche voi, allora ho trovato una soluzione. Nel frattempo vi faccio vedere che la borsa si apre e si chiude. Wow! Cioè, notare l'interno. Non so se lo vedete perché c'è poca luce. Comunque, spero che riusciate a vederlo. E i manici e i piedini. Ecco qua. Tutto a posto. Molto bene. Allora, per comunque rifinire la borsa, io ho deciso, naturalmente ho cucito anche qua che c'era uno spazietto e ho cucito e ho coperto. E anche qua, ma le rifiniture adesso arriva il bello. Dunque, qua questa praticamente seguendo il fianchetto, in pratica non mi piace che si veda proprio la cucitura. Allora, dalla mia amica Rosanna mi sono fatta dare una passamaneria. Questa qua. Questa. E la metterò praticamente intorno così con la colla a caldo. Naturalmente la colla a caldo ha fatto il suo molto bene. Quindi io procedo e vado a incollare questa passamaneria intorno di rifinitura e poi vi faccio vedere come è venuta. Allora, veramente ultimo tocco, passamaneria per coprire la cucitura dei fianchetti e veramente ultimo colpo di pistola a caldo, cioè basta, non ne posso più della pistola a caldo di questi giorni. Comunque, adesso vi faccio vedere come l'ho messa. Ho messo anche l'etichetta. Di fatto a mano, zoom un po', così vi faccio vedere. L'ho messa qua dalla parte dove c'è dove finisce la cerniera, insomma. Così l'ho incollata tra la passamaneria e la borsa. Ecco qua la pistola a caldo che è pronta. Allora, questa è la passamaneria. E mi pare che ne ho comprata 2 metri forse o 2 metri e mezzo. Comunque, mettete un po' di colla qua in punta, così facciamo una specie di orlo e ripiegate così.
così. E partite, almeno io sono partita dalla metà della base del fianchetto al fondo, infatti qua vedete che è il fondo della borsa, e metto la colla a caldo sempre a pezzettini perché fa in fretta a diventare fredda. Insomma, calcolate più o meno la metà, del bordo del fianchetto e iniziate a incollarla. Quando arrivate nell'angolino, mettete la colla e fate una piegatura così per fare l'angolo. Premete bene. Così. E vedete che ho fatto l'angolino. Bene, io proseguo per tutta la circonferenza del fianchetto e poi vi faccio vedere. Complimenti a me, complimenti a me. Ho finito, ho terminato la borsa. Non ci posso credere. Ci ho messo un sacco di ore, ma è molto soddisfacente. Qui è dove vi ho fatto vedere che iniziavo a mettere la passamaneria e ho finito di metterla. E quindi c'è anche dall'altra parte. Tutto funziona, tutto a posto. Quindi spero che questo video vi sia utile. Presto, fra qualche giorno, vi metterò anche un video sulla capienza della borsa e sul costo per realizzarla. Quindi seguitemi, continuate a iscrivervi, io vi aspetto e ci vediamo al prossimo video. Ciao suocera, ciao a tutte, grazie di aver partecipato all'HAC.